infatti, così è una storia bellissima. Michele, una domanda. Vuoi dire una cosa importante? Adesso vorrei aprire una piccola parentesi, dato di forma di questo. Qualcuno dice che tutti i cartomanti abbiano fatto il combatto con il diavolo. Secondo te cosa puoi trarre da questa definizione? Ma io, guarda, non penso così, perché io penso che quando uno nasce con delle particolarità speciali. Perfetto. Quindi se uno è perché anche se noi andiamo a vedere, per esempio, io ho letto una storia dei santi. Apriamo il Vangelo. Nel Vangelo esistevano i cartomanti? Sì, esistevano. Esistevano anche i maghi, esisteva un sacco di cose. Anzi, io raccontavo proprio una storia che ci stava, una schiava di certi signori che appunto faceva l'arte divinatoria, cioè indovinava le persone che andavano da lei a indovinarsi. E appunto quando vide Gesù in mezzo alla strada che passava per quel paese, ogni giorno diceva: seguite, questo è il figlio di Dio, questo è il figlio dell'Altissimo. Che aveva capito che era un soggetto. E ogni giorno lo lodava, lo dava a Gesù. E ogni mattina si ripeteva la stessa storia. Ogni volta che Gesù usciva dalla casa per andare in mezzo alla piazza, per andare a guarire le persone, questa schiava lodava sempre Gesù Cristo e diceva che lui era il figlio di Dio. Infatti io volevo dirvi questo, perché una cosa importante l'ho voluto dire, perché giustamente per tante persone dicono: come fa a fare degli esperimenti? Ma chi è Santo Supremo? Io non sono Gesù Cristo, sia ben chiaro, sono una persona comune, solamente un po' fortunata ad possedere con delle facoltà. Purtroppo Dio ci ha creato in questa Costituzione, quindi dobbiamo accettare Gennaro D'Auria come è oggi. Gennaro D'Auria è un paranormale, non ha vergogna di dirlo, perché giustamente se io sono fatto in questo modo, ecco, un qualcosa di buono c'è, perché ovviamente posso aiutare persone, ma non venitemi mai a farmi delle proposte, come è capitato, già l'ho detto centinaia di volte, come le solite persone che vogliono far disciogliere matrimonio, oppure c'è Gennaro D'Auria, queste cose negative non le ha assolutamente assimilazione. Volevo dire una cosa: se in passato non si faceva la cartomanzia, si faceva l'arte divinatoria in altri modi, o con delle monete, o con la fiamma del fuoco, o con tanti altri modi, lo stesso si faceva l'arte divinatoria, quindi sono secoli e secoli. Pertanto, volevo dirvi quello che volevo dire: cercare di fare sempre del bene, perché poi sarà ricompensato, diciamo, in altri modi, cioè Michele, sarà ricompensata l'anima. Michele, tu sai benissimo che uno dei più grandi peccati è uccidere una persona, giusto? Lo sai questo, no? Perché Dio ha dato... Sentimi bene, Dio, ecco, io prendo sta carta, la metto qua. Questa carta la devo bruciare il 24 febbraio, va a mettere una somma così, per tirare le somme, insomma. Vieni tu e me la bruci prima. Chi ti ha dato il permesso di bruciarmi sta carta prima del mio preordinato? Se io ho scritto che questa carta deve morire il 24 gennaio, perché tu la fai morire prima? Chi sei tu che fai morire prima sta carta? Cioè, così voglio dire, cioè, se Dio ha dato il dono della vita a una persona, nessuno si deve permettere di ammazzare una persona. L'amore non è peccato, è peccato soprattutto, guarda, io lo so benissimo, perché leggendo anche l'Apocalisse ho potuto allargare la mia schiera personalizzata, perché l'amore in sintesi non è stato mai peccato. Infatti se noi leggiamo l'Apocalisse si sta verificando tutto quello che sta scritto nell'Apocalisse. Certo.